Adesso che si è ristabilizzato il microfono, possiamo continuare. Abbiamo pregato, abbiamo lodato a Dio, abbiamo dato quello che non è nostro al nostro Padre e adesso leggeremo la parola del Signore e poi aspetteremo ciò che il Signore vorrà donarci. Sempre, ripeto, per chi è entrato nella chat del video, adesso stiamo leggendo nel Salmo 120. Fra cui è intitolato Sofferenza del deportato. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Canto dei pellegrinaggi. Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto. Signore, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. Che ti sarà dato e che ti sarà aggiunto. Lingua ingannatrice. Frecce appuntite. Di guerriero con carbone di ginepro. Misero me che soggiorno in mesè. E abito fra le tende di Gedar. L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace. Io sono per la pace, ma quando parlo essi sono per la guerra. Per
Fin qui la parola del Signore. Io non so quanti di voi hanno avuto dei solletici nel viso, nel corpo. Io ne ho avuto diverse stasera. Questi segni li possiamo appurare con la semplicità del nostro sentimento. C'è qualcosa di instabile e dobbiamo verificarle tutti i punti che dove abbiamo toccato, ciò che abbiamo detto e ciò che diremo. Questo per noi è un sentimento da approfondire dentro di noi. Miei cari, il solletico durante ciò che facciamo e ciò che diciamo e ciò che registriamo è molto importante, perché fa parte della nostra vita sia interna che esterna, e dobbiamo vedere questi punti con la precisione. Come stassimo guardando un nostro figlio, che vediamo nostro figlio, ci sono momenti che ha bisogno della nostra attenzione e lo guardiamo, e se c'è qualcosa che non va ci accorgiamo. E questo è come il solletico che ci viene mentre noi parliamo o gesticoliamo qualcosa o sentiamo qualcosa, e il nostro corpo ci manda questi avvisi. Chi non li segue questi avvisi perde qualcosa internamente e ne ha a danno il nostro corpo. Diamo tempo al microfono. E adesso incominciamo di nuovo a leggerlo verso per verso e dare qualche piccola cosa che il Signore va mettendo dentro di noi. Mano a mano che andiamo parlando, Lui ci gestisce senza che noi ce ne accorgiamo. Perché se dovessimo vedere nella nostra mente ciò che dobbiamo dire tutto in un discorso, noi non ce la faremmo. Faremo tilt come questa sera ha fatto tilt il microfono. Ho sovrabbondato di diversi programmi per provare se ce la faceva, ma adesso mi sono accorto che non ce la fa. È troppo sovrappeso, e così sono i segnali che ci manda il nostro corpo, che ci fa capire che quello che stiamo facendo lui non lo può sopportare, o il cibo che ci mangiamo non lo può digerire, e allora dobbiamo diminuire il cibo o mangiare altri cibi più leggeri. Questo è il concetto della spia del nostro corpo, che ci fa sentire e ci fa capire ciò che noi dobbiamo fare. Esempio: se noi appena la mattina facciamo la colazione e dopo finito la colazione, dopo 15-20 minuti noi avvertiamo un peso allo stomaco o qualcosa che ci fa male, allora noi comprendiamo che il cibo che ci abbiamo mangiato nella colazione non è adeguato
al nostro intestino. O il nostro intestino non lo può digerire, o quello che abbiamo mangiato ci va a portare delle sintonie con effetti collaterali a altre cose del nostro corpo. Ci può portare un'allergia. Ascoltatemi, eh? Ci può portare un'allergia nelle gambe, nelle braccia, solletici sempre a mai finire e non possiamo fare a meno che grattarci. Ci può portare queste distonie che sono molto, molto pesanti, per chi non l'ha provato non può capire. Io l'ho provato e so cosa vuol dire. Queste distonie li ho avuti, ma vedo che con la guida che il Signore mi ha dato attraverso un medico che dice ciò che uno può mangiare o non può mangiare e se deve mangiare cose pesanti o cose leggere o cose più genuine. Io, cari nella grazia, sto diminuendo giorno dopo giorno tutto il peso che avevo, sia nel corpo che anche sintomi che sono gravi, perché questi problemi di questo cibo che noi ingeriamo, che non va bene per il nostro corpo, che è molto pesante, ci può portare tante cose, come la prostra, e avere la prostra è una cosa molto, molto grave. Io ce l'ho e non ho nessuna vergogna a dirlo, ma vedo che giorno dopo giorno diminuisce il grave pericolo che avevo e mi sento più leggero, come per esempio quando finivo a mangiare non mi potevo neanche abbassare, perché come mi abbassavo mi mancava il respiro, il mio respiro era affannato. E questo lo vediamo automaticamente, senza che noi ce ne accorgiamo, il sovrappeso del nostro intestino aggrava nell'addome. E dato che non digerisce completamente nel sacco dell'intestino e noi ci buttiamo un altro cibo nel prossimo momento di mangiare, dato che non ha digerito il primo e noi gli buttiamo l'altro, succede un caos nel nostro organismo. E questo caos che succede lo rimpiangiamo noi in sofferenza nel corpo, nella mente, nel cuore e in tutto l'organo della persona. Perché? Perché quando noi aggraviamo il nostro corpo, anche il cuore va a rilento, come il mio microfono stasera. Ho aggravato con diversi programmi tutti insieme per tastarli, per vedere se funzionassero, perché una prova bisogna farla. Però mi sono accorto che non andavano e ho tolto questi programmi e, come vedete, adesso sta cominciando a essere più veloce il microfono. Noi vediamo che sta cambiando ritmo. E così è il nostro corpo quando noi alleggeriamo il cibo, lui, il corpo, digerisce più prima. Io, come mio consiglio, e il consiglio che ho preso da questo dottore, e per la prima volta quando capite che
c'è a vostra conoscenza questo problema, magari per mezza giornata di non mangiare niente, niente assolutamente, digiuno, perché date possibilità al vostro organismo di riprendersi un pochettino di ciò che c'è nel di dentro del nostro intestino, a smaltirlo. Poi, quando mangiate, non mangiate cose grasse, togliete il grasso completamente. Se mangiate della carne, mangiate carne rossa, bovina. Non mangiate maiali, non mangiate assolutamente carne di maiale perché il nostro corpo va in sovrappeso e andando in sovrappeso va anche in mal di gestione e aggrava questi grassi nel sacco del nostro intestino e ci vuole del tempo prima che lo smaltisce. E dato che ci vuole molto tempo prima che lo smaltisce e si accumula troppo grasso nell'interno, incomincia il problema del diabete. Vedete, già va a somatizzare nel diabete e noi non vogliamo che questo succeda, perché se noi siamo coscienti che qualcosa ci fa male, dobbiamo eliminarla. Allora, eliminate il latte, eliminate, se potete, anche il pane bianco. Mangiate di meno pane, ma se proprio non potete, mangiate proprio quel pane adatto per i diabetici. E noi sappiamo di quale pane parlo, anche che non siete abituati a mangiare questo pane, vedrete che mi sono abituato io e adesso mi piace più dell'altro perché mi sono abituato e quando a volte mi trovo invitato da qualche parte e trovo il pane bianco, quasi stendo a mangiarmelo perché ormai il mio intestino, il mio palato e tutto il mio essere si è abituato con questo pane integrale. Bene, mangiate molta insalata, se possibile, quando è possibile, mangiate delle uova, perché a volte persone dicono che mangiare uova fa male. No. L'importante è che non mangiate in continuazione sempre lo stesso cibo. Alternatevi un giorno insalata, un giorno due uova, un altro giorno la carne rossa, un altro giorno patate, sia bollite o fritte o a sughetto, o in qualsiasi cosa cambiate ogni giorno sempre una pietanza. Non mangiate lo stesso giorno lo stesso cibo, perché il nostro organismo non si deve abituare allo stesso ritmo, ma bisogna donargli sempre un cambiamento. E vi spiego con un esempio della terra. Nella terra, nei giardini, vi parlo dei giardini perché ho coltivato il mio giardino in Italia. C'ho un grandissimo giardino lì a casa mia, l'ho coltivato con diversi anni, molti anni, e vedevo che quando gli facevo un prodotto di semenza dentro un pezzo di giardino e l'anno seguente gli facevo lo stesso prodotto, non faceva quello che aveva fatto l'anno precedente. I frutti venivano di meno. La pianta veniva più piccola e il prodotto non dava il suo frutto adeguato. Perciò, eccovi, mi spiego, se uno un anno gli fa patate, un anno gli fa frumento nel giardino,
un anno gli fa un'altra cosa. Deve sempre alternare per dare sempre questo possibile che la terra si rinforza, si riconcima e abbia più effetto. E così è il nostro organismo. Soprattutto dovete diminuire piano piano il cibo, non evitatelo tutta una volta, piano piano, giorno dopo giorno. Vedete se mangiate ceci bolliti, o fatti a spezzatino, o fagioli. Questi cibi dovete mangiare, un giorno questo, un giorno quello, un giorno l'altro. Perché dovete mangiare questo? Perché ritornate ai tempi di una volta, quando l'uomo era sano e non aveva diabete. Il diabete non esisteva a quei tempi, perché il cibo era genuino e non c'erano tutti questi cioccolati, caramelle, dolciumi, panettoni. È questo che fa aggravare l'uomo di oggi. Soprattutto non aggravate il vostro corpo più del normale. E quando finite di mangiare, non vi dovete alzare dal tavola affannato, pieno, completamente. Vi dovete sempre alzare a metà stomaco. Perché a metà stomaco? Perché mentre vi alzate e camminate un pochettino nell'interno, quel poco che avete buttato, lui va in digestione e vi sentite sazi, come se avessimo mangiato totalmente tutto quello che vi mangiavate prima. Questo è stato appurato di persona da me. E vi posso dire, vi posso garantire che è la realtà di ogni cosa che vi sto dicendo, soprattutto perché di dove viene questa informazione? Viene da un grande uomo che lo vedete in questo momento in due profili, sempre che lo mando in onda, perché dà informazioni relative alla sicurezza, alla tranquillità, al benessere del corpo e della mente e di tutti i sensi. Perciò ora, dando a precisare ciò che abbiamo precisato, ritorniamo alla parola. Non deviamo oltre di quello che ci siamo allargati. E qui in questo Salmo 120 dice sofferenza del deportato. Questo già titolo è importante perché ci fa capire che la sofferenza è stata allora, è stata anche da parte nostra quando ci siamo deportati, chi all'estero, chi da qualche altro paese un poco distante, chi si è adagiato andare a lavorare da un altro punto, chi si è disagiato come deportazione, allora dicevano che portavano una persona con la forza da una parte a un altro stato. Perché avevano vinto la battaglia, prendevano i superstiti di quel paese e lo deportavano in un altro punto. E noi sappiamo che qui dice sofferenza del deportato, come noi, a volte anch'io sono stato io personalmente a essere deportato io stesso a un altro paese. Prima mi sono deportato personalmente io in Francia. Ho lavorato 3 anni in Francia e facevo il frondaliero. A mattina andavo in Francia a lavorare a Monte Carlo e la sera finivo a lavorare e ritornavo a Ventimiglia nella frontiera. Ho fatto 3 anni di lavoro lì. Sì, certamente c'è stata la deportazione personale che sono andato là, la sofferenza prima che mi sono impiantato, mi sono ristabilito, ma poi c'è stata anche la gioia
E come? È stato per i deportati sono stati presi con la forza, portati in un'altra nazione, si sono impiantati piano piano e poi sono diventati come a casa di loro, essendo anche un'altra nazione, ma si sono adeguati come noi ci siamo adeguati. Poi dalla Francia sono ritornato in Italia. Ho stato quegli anni che sono stato in Italia a lavorare, ma poi vedendo che il nostro paese, l'Italia, purtroppo non ci dà quella certezza e quel far bisogno di lavorare in tutta gloria, non essendo molto lavoro, allora sono andato di nuovo a farmi deportare da me stesso in Germania. Ho ritornato in Germania e ben 2 volte ho stato in Germania. Adesso spero che sia l'ultima volta, perché la prima volta sono venuto dopo che sono arrivato nella sofferenza, per impiantarmi ho dormito anche dentro una cantina, addirittura mi sono impiantato piano piano, poi mi sono affittato una casa e andando piano piano mi sono ristabilito. E dopo che mi sono ristabilito, dopo un paio di anni, e di nuovo mi sono messo in testa di andare di nuovo in Italia. Ritornando in Italia, dopo diversi anni ancora che ho lavorato, non ce l'ho fatta più neanche questa volta, e sono ritornato di nuovo in Germania. Di nuovo la sofferenza. Vedete, quando si sposta da un punto all'altro, ovunque si va, si sta male. È come una deportazione, o volente o dolente. Incomincia a ristabilirsi, comincia a formare tutto quello che si deve formare, poi piano piano si ristabilisce. Adesso spero che sia l'ultima volta. Ho tutta la famiglia qui in Germania. Mia moglie e i miei figli si sono ristabiliti completamente bene. Addirittura mio figlio si è comprato una casa. E piano piano speriamo che anche mia figlia si comprerà un appartamento anche lei. E poi siamo qui nelle mani del Signore. Questo è, vedete, è un ristabilimento che dopo la deportazione avviene la tranquillità. E qui si sta bene. Ringraziando a Dio si sta bene. Chi desidera fare il gran passo di stare bene, certamente deve faticare, lavorare. Sempre con un cuore sincero, perché se si va contro malavoglia nel lavorare all'estero non si ottiene niente. Adesso che abbiamo chiarito cosa vuol dire la deportazione e la sofferenza del deportato, andiamo avanti con il nostro capitolo 120 in Salmo 120. Bene. Dal primo versetto dice: canto dei pellegrinaggi. Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto. Qui mi viene un grande ricordo mio. Come il salmista in quel momento gridò, nel canto della sofferenza invoca il Signore e il Signore gli ha risposto. Così, con questo sentimento della grazia di Dio, mi è illuminata una lampadina, accendendo un ricordo mio mentre io ero la prima volta qui in Germania. Quando sono venuto qui in Germania, io ero nella disperazione. Sono partito dall'Italia disperato. Perché disperato? Perché
non trovavo più lavoro lì in Italia e, arrivato a un certo limite, dovevo scappare. Quando sono arrivato qui, in Germania, addirittura sono andato a finire a Leipzig, nell'altra Germania. Ho lavorato 7 settimane lì a Leipzig, nell'altra Germania, con mio fratello più grande, in un grande centro che stavamo costruendo. Siamo arrivati alla fine di questo centro, proprio gli ultimi sgoccioli che, quando siamo arrivati noi, dopo queste 7 settimane abbiamo concluso tutto il lavoro che c'era da fare, perché dato che siamo arrivati all'ultimo abbiamo concluso quello che dovevamo fare, perché il lavoro che facevamo era di tramense, facevamo muri di forati. Quella ditta aveva quel lavoro, finito quel lavoro noi dovevamo andare via. E dato che qui a Reinheim, dove sono adesso, c'era mia sorella con i miei nipoti, ho telefonato, ho detto la situazione e mio nipote, dato che lui lavorava qua, mi ha detto: vieni qua, zio, che lavori con me. Così sono arrivato qua. Per bisogno ho dormito in una cantina. Per bisogno stavo male, ma non solo questo, la mia disperazione, che era che la mia famiglia era giù in Italia e io ero solo nella disperazione. Sopraggiunge anche che mi facevano male le ginocchia, dato che facevo il piastrellista, con l'umidità si era aggravato il menisco del mio ginocchio e la lombare si faceva sentire anche, che mi tirava tutta l'anca della schiena, cominciando dal ginocchio, l'anca, la coscia e la schiena, e non ce la facevo più. Una sera, mentre ero in questa cantina, dato che non ce la facevo più, ero disperato e la volevo far finita con la mia vita. Volevo uccidermi. Voleva ammazzarmi, voleva annegarmi. Ma non sapevo cosa fare. Avevo un'idea di farla finita, ma non decidevo come dovevo farla finita. E in quel momento la mia disperazione scoppiò a un pianto e mi sono inginocchiato davanti alla presenza di Dio Onnipotente, anche che a quel tempo non lo conoscevo come lo conosco adesso. A quei tempi sapevo che c'era Dio, andavo in chiesa ogni domenica, seguivo la Chiesa Cattolica, facevo ciò che era da fare, ogni domenica andavo in chiesa, ma per me era una cosa troppo grave in quel momento. Mi sono inginocchiato, ho detto: Dio mio,
So che tu esisti. In questo momento io voglio finirla, voglio uccidermi, ma non so come uccidermi. Voglio annegarmi e qui non c'è il mare. Voglio spararmi e non ho neanche la pistola. Voglio ammazzarmi con il coltello e non ho neanche la forza di farlo. Signore, mio Dio, se tu in questo momento stai ascoltandomi, aiutami. O io la farò finita. In un modo o nell'altro mi ucciderò. In quel momento è scoppiato come una frazione di secondo un brivido dentro di me, come un caldo e freddo contemporaneamente, e sono saltato così e mi sono spaventato. In una frazione di secondo ho perduto i sentimenti, stando all'impiedi. Ma non ho capito cosa è successo. Ho capito dopo un quarto d'ora che ho cominciato a aprire gli occhi, guardandomi intorno e intorno, di qua e di là, quell'affocazione che mi bloccava nel collo e in tutti i miei organi, quel sentimento di farla finita, di uccidermi e di portare a termine questa azione completamente con l'esistenza in questa terra, era totalmente scomparso. Era molto tardi. Non avevo mangiato. Mi sono messo a mangiare quella sera, che ho fatto una mangiata così grande che proprio non ce la faceva il mio stomaco. Ho detto, se non sono morto sparandomi o annegandomi o uccidendomi con il coltello, sicuramente domani sarò morto per un mal di stomaco. Vado a letto dopo un pezzo e la mattina, quando mi sveglio, mi guardo e sembro un uomo diverso. Un uomo nuovo. Cosa sia successo? Mi sono spaventato, ma non l'ho capito. Ho cominciato a capire qualcosa. Mentre nei giorni seguenti mi viene a casa un pastore italiano dalla chiesa di Darmstadt, qui in Germania, e mi viene a invitare a un grill che a volte queste persone si riuniscono, cucinano arrosto e tante altre cose insieme e invitano tanta gente più che altro per fargli sentire la parola del Signore. Quando questo pastore mi ha invitato, io ho detto
Ebbene, il Signore mi ha dato questa strada e io di no non te lo dico. Vengo all'invito. Sono andato e quando sono andato lì, io ero solo qui in Germania, avevo una mancanza di affetto e quando sono arrivato là, tutti mi hanno abbracciato, fratello qua, fratello là, tutti mi hanno abbracciato con affetto, con amore, mi sono sentito come se fossi a casa mia. Subito il mio cuore si è rianimato. Poi, durante che abbiamo finito di mangiare, il pastore, con un altro pastore, sempre italiano, hanno fatto un discorso sulla parola del Signore, fra cui non me lo dimentico mai, è stato menzionato il figliol prodigo. Sapete cos'è il figliol prodigo? È quel figlio che dice al padre: padre, l'eredità che mi tocca, dammela, che io me ne voglio andare per i fatti miei. Il padre gli diede l'eredità, se n'è andato, si è sperperato tutto con le donne, tutto quello che aveva, e quando non aveva più, voleva che gli altri gli dassero qualcosa, ma nessuno gli dette niente, ma però voleva un lavoro e l'unico lavoro che capitò era guardare i porci. Però mangiare niente, era sempre sotto vuoto nello stomaco, voleva mangiare anche i bracelli che davano ai porci, ma neanche i porci gli facevano arrivare a prenderlo con le mani, perché i porci si avventavano verso di lui cercando di sbranarlo. E questo ragazzo si rientra in se stesso e dice: ma cosa faccio qua? Da mio padre io facevo il signore e qui sono arrivato a rubare i bracelli dei porci per mangiarmi e neanche me li fanno mangiare. Niente, adesso io mi levo, mi alzo, me ne vado da mio padre, gli dico: padre, perdonami, trattami come uno dei tuoi conservi. Ma almeno so che qui mangerò qualcosa. Il padre lo aspettava con ansia, cari miei. E così, quando ritornò il figlio, gli diede quello che nel cuore lui neanche se lo aspettava. Chiamò uno dei suoi servi, gli disse: prendete mio figlio, lavatelo, vestitelo e metteteci l'anello al dito come segno di riconoscenza che è venuto alla sua famiglia. E così mi sono sentito io, mentre ascoltavo questa predicazione, mi sono scoppiato a piangere, addirittura mi sono visto scendere dai miei occhi delle pietre come squame. Avevo le catarrate e si sono liberate queste catarrate. Sono uscite fuori dai miei occhi e mentre mi pulivo vedevo dei sassolini addirittura. Ma una cosa incredibile, cari nella grazia, la fede e la speranza di Dio fa miracoli. E in quel giorno stesso io ho ricevuto due miracoli. Uno, che mi sono lavato le catarrate che avevo negli occhi. Due, mi sono salvato nel cuore, nell'animo e ho ricevuto lo Spirito Santo in quel momento di rientrare e far parte della famiglia di Dio. Tanto che dopo un paio di settimane c'era in previsione di battezzarsi e io gli ho chiesto al pastore di poter fare questo passo di battezzarmi.
ho sentito nel mio cuore di dare testimonianza al mondo, non per il Signore, già io l'avevo dentro di me. E dopo il pastore, quando gli ho raccontato ciò che mi è successo nella mia cantina, mi ha detto: caro Angelo, in quel momento è rientrato dentro di te lo Spirito di Dio e ti ha fortificato e ti ha dato questa unzione di Spirito Santo. Ecco perché in certi momenti io l'ho potuto vedere con i miei occhi quando lo Spirito mi guidava, ma appena io mi allontanavo dal Signore, perché è successo diverse volte che io mi sono allontanato dal Signore, ho deviato con altre strade e lo Spirito si allontanava da me, si metteva da parte, aspettando che io mi avvicinavo di nuovo. Ecco, vi dico, a volte non pensate che Dio vi abbandona. Dio manda lo Spirito dentro di noi al momento giusto e nel momento che noi ci allontaniamo da Lui, fa modo che lo Spirito suo si mette da parte e ci lascia camminare da soli, per farci capire che da soli non ce la facciamo. Ecco perché vi dico, cari nella grazia, quando vi trovate in certe circostanze che vi sentite soli, fate un passo di pentimento, ritornate nella strada precedente che eravate vicino alla grazia di Dio. Non pensate che Dio vi abbandoni. In quel momento che voi fate il passo indietro, come un'inversione di marcia U, che tornate indietro, Dio con le braccia aperte, lo Spirito Santo viene verso di voi, vi abbraccia e sta sempre con voi, fino che a voi non sbagliate un'altra volta e di nuovo si allontanerà. Ma state attento, perché sbagliando e risbagliando e risbagliando, non è che soffrite soltanto voi. Fate soffrire anche lo Spirito Santo. Ecco perché vi dico, cercate di mantenervi sempre sulla strada giusta, che è la strada dello Spirito di Dio. Ora che vi ho raccontato una parte della mia testimonianza, perché se no qui non finiamo mai, che ancora è molto lunga la mia testimonianza, e si tratta del 1994 che mi sono convertito alla grazia di Dio fino a oggi, e farei dei libri, chissà quanti libri farei. Ma piano piano ve lo racconterò. Solo piano piano arriveremo alla conclusione. Andiamo avanti. E detto questo, con la sofferenza di questo popolo che vi ho detto, e anche dal primo versetto, che diciamo chi ha scritto questo salmo si rivolgeva a Dio nell'angoscia in quel momento e gridò a Dio, ma Dio gli ha risposto, come ha risposto a lui, ha risposto a me. Vedete, e così risponderà a voi. Nel momento dell'angoscia, che siete nell'angoscia, non vi preoccupate. Ecco, vedete, mi viene solletico qua. Questo è un avviso che lo Spirito Santo mi sta convalidando ciò che sto dicendo. Ecco perché, vedete, dipende il solletico quando vi viene ciò che state facendo. È la conferma di ciò, ecco, mi viene di nuovo, vedete. Mi viene di nuovo. Vi conferma lo Spirito Santo della realtà e della verità che state dicendo. Perciò mettiamo adesso tutto come oro colato e non dicendo adesso provo e se è vero, se non è vero. È vero, è vero. Dovete soltanto
adesso lo voglio fare anch'io questo passo, un'inversione a U, ritornando al pendimento se avete conosciuto il Signore e poi vi siete allontanati. Se ancora il Signore non l'avete conosciuto, che non avete avuto un'esperienza cristiana evangelica, dico evangelica perché voi mi capite, diciamo i cattolici automaticamente il battesimo, il credo e tutto questo non ha niente che vedere, non ha niente a che vedere con quello che noi professiamo in questo momento, con la realtà che il Signore addirittura ci parla e ci dà quel sentimento di appurare la realtà dei fatti. È molto distante quel credo in quella dottrina, perché io sono uscito di quella dottrina e ne so qualche cosa. Ho verificato il pro e il contro. Ecco perché vi dico, non ha niente a che vedere, perché solo in quella dottrina, mentre uno entra in chiesa, soltanto quando entra in chiesa, vedete, solo quando entra in chiesa e ci sono le statue, e guarda le statue e si fa il segno della croce e si mette in devozione a quella statua, già pecca. È un peccato già, perché si prostra davanti a una statua. E lo dice la Bibbia, Lo dice la Bibbia, non vi prostrate in nessuna statua, nessuna sembianza umana, ma soltanto credete in me, in Spirito Santo. Noi dobbiamo credere ciò che la Bibbia dice, perciò vi invito a leggere la Bibbia molto di più, perché chi legge la Bibbia giorno dopo giorno va prendendo sempre spunti nuovi. Mentre la leggete la prima volta, la seconda vi viene più squisita nel leggerla, nell'adorarla e nel mettere a proposito tutto ciò che vi resta nell'intimo del vostro cuore. Ecco perché vi consiglio, leggete la Bibbia. E qui diamo spazio al secondo versetto. Nel secondo versetto dice: Signore, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. Ecco, in questo passo il salmista si mette nella condizione di dire: Signore, io sono vicino a questo popolo bugiardo, ingannatrice, sono a contatto di queste persone che purtroppo mi sto contaminando anch'io. E allora liberami, Signore, allontanami da queste persone, liberami. E lo dice: Signore, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice, perché purtroppo, dato che sono dentro questo sistema che tutti ingannano, anch'io sono un'ingannatrice, perché ho imparato dall'origine di dove sono cresciuto, ho preso spunto da quel popolo che era la mia nascita, la mia venuta al mondo, cresciuto nelle chiese, addirittura ogni domenica portavo i miei figli in chiesa, li obbligava a venire in chiesa, però quando sono stati più grandicelli mi dicevano: papà, è inutile che ci porti in chiesa, perché noi non vogliamo venire. Quando tu ci obblighi di andare in chiesa senza il nostro permesso, arriviamo là, non facciamo altro che giocare, non facciamo altro che
come riscaldare le sedie. E allora ho capito che ancora non era per loro quel passo di andare nella chiesa. Li ho lasciati liberi al suo destino. E così Dio lascia al suo destino le persone che non vogliono né pregare, né seguire un culto, né seguire un gruppo di chiesa, né seguire un altro gruppo di chiesa, ma vogliono stare per conto loro e Dio li abbandona. Così come io ho abbandonato i miei figli al suo destino. Non volete venire in chiesa? Vabbè, state a casa, tranquilli. Ci vado da solo e andavo da solo. Questo è il motivo che dice queste parole: Signore, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. Quando noi abbiamo detto al Signore di liberarci, il Signore manda lo Spirito Santo e ci libera, ci fa allontanare da tutto ciò che ci intorno a noi, ci prende e ci tira verso di loro, ma ci tira il Signore lontano da questi punti. E dal terzo versetto dice: che ti sarà dato e che ti sarà aggiunto lingua ingannatrice. Vedete, che ti sarà dato e che ti sarà aggiunto, perché quando noi vediamo delle persone, a volte persone accanto a me, mentre che sono vicino a delle persone, sento bestemmiare il Dio onnipotente e prenderlo per parolacce, proprio che mentre lo dicono sono obbligato a ripeterlo con la mia mente e vado in peccato anch'io. E dico: Signore, allontana queste persone da me che mi fanno anche andare in peccato anche a me, sentendole. Li ripeto con la mia mente: liberami da queste persone, da lingue ingannatrici e false persone. Liberami, perché la liberazione sta a noi, chiedeva al Signore, e non che il Signore ci manda la liberazione tanto per dire: vado a liberare quella persona tanto per piacere. No, il Signore aspetta che noi siamo quelli che dobbiamo a dare l'inizio al nostro cambiamento, pregando il Signore. Il Signore vuole che noi lo preghiamo, lo invochiamo. Signore, liberami. E così dice: Signore, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. Vedete, che ti sarà dato e che ti sarà aggiunto lingua ingannatrice. Né ci sarà dato e neanche ci sarà aggiunto, perché quello che noi abbiamo chiesto li separa da noi completamente. Né gli sarà dato e né gli sarà aggiunto. Bestemmiano, bestemmiano per loro. Non vogliamo sentirle, non vogliamo peccare neanche noi. Allontaniamoci e il Signore ci tira fuori da quel gruppo, da quella specie di gregge. Balordo, scusate che uso questi termini, ma è la realtà dei fatti. Il Signore ci manda lontano da queste persone. E come infatti poi piano piano è successo il mio rimpatrio in, ecco, adesso mi avvisa Dragon che si è riempito la pagina, e quando si riempie questa pagina è come il nostro cervello. Quando il cervello si riempie, non entra più niente e vengono le distonie. Questo lo riprendiamo come cambio la pagina.